Ciao 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 a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video dove vi voglio mostrare questi ultimi due acquisti fatti su Shein. Avevo preso anche un'altra serie di cosette, ma sono cose che compro e ricompro abitualmente, che quindi vi ho già mostrato più volte. E invece queste volevo mostrarvele perché mi sembrano veramente carine, interessanti e utili, specialmente a chi come me per hobby fa video in YouTube o TikTok o altrove, Instagram e insomma tutti i social media. Allora, sono due oggetti molto semplici e veramente molto molto low cost, molto economici, che possono rendere più carini i nostri video, i nostri selfie. Allora, inizio prima con questa. Siamo tutte più o meno abituate a usare la ring light, quelle lampade rotonde con tutti i LED intorno che vanno applicate con una clip al telefono per migliorare appunto il nostro aspetto. Io ce l'ho, però non la uso quasi mai perché non lo so, mi dà un po' fastidio. È un po' grande, ecco, applicata sul telefono. E invece ho trovato questa che è veramente piccolina, ma comunque una luce davvero molto forte su tre, modulabile su tre livelli, ricaricabile. Naturalmente qui c'è il piccolo cavetto che si adatta a qualsiasi testa di carica batteria, tipo appunto questo qua. Normalissimo, si adatta perfettamente. Ha questa piccola clip, vedete, è piccola e compatta, veramente piccolina, ha la sua clip e ha il tastino dietro per la luce. Io non ve la sparo direttamente in faccia, altrimenti vi dà fastidio, però ecco, uno, due e tre. Non sembra, ma è veramente molto molto potente, pur essendo così piccolina. Comoda, maneggevole. Pensate, costava solo 2,25 euro, però io con gli sconti e con i punti che avevo l'ho pagata 1,69 euro e la userò tantissimo sul mio telefono, sul mio smartphone. E questa è la prima cosina che volevo mostrarvi. Poi magari vi lascio il link nell'info box per chi fosse interessato. Mettiamo via questa e prendiamo questo che è un cavalletto, ma anche questo dotato di un cavalletto che può essere usato anche come bastone per i selfie, come selfie stick. E è dotato anche questo di una luce LED ricaricabile, anche questa. Si apre così. Qui, allora, c'è anche il piccolo telecomando, cavetto per ricaricare, sempre compatibile con qualsiasi testa di caricabatteria. Dove è finito il telecomando? Ah, l'ho lasciato di là. Comunque c'è un piccolissimo telecomando, non so se si vede qui nell'illustrazione. Questo, ecco, questo piccolino piccolino che è proprio applicato in questa sezione del selfie stick, del bastone per selfie. Qui sotto si apre, c'è il treppiede, è telescopico perché è veramente è circa 80 centimetri comunque di altezza. Qui ci sono le alette per mettere il vostro telefono. Questo, il portatelefono, si può ruotare in diverse posizioni. Questa è la lampada, qui c'è l'attacco per il cavetto per ricaricarlo, io l'ho già caricato una volta, e dietro c'è il pulsantino per la luce di due potenze. Lasciamo passare l'elicottero, ragazze, qui ogni giorno, non so se l'avete sentito.
È un via vai di elicotteri della Protezione Civile, del Soccorso Alpino. Ci devono essere sempre un sacco di incidenti in montagna perché veramente qui siamo ai piedi delle Prealpi Orobiche e purtroppo ogni giorno, almeno una o due volte, l'elicottero del Soccorso Alpino che va avanti e indietro. Si spera sempre che non succeda niente di gravissimo, ma purtroppo in me succede. Comunque, torniamo al nostro cavalletto selfie stick. Non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Ah, stavo dicendo che la luce comunque è molto potente e quindi per fare i video o anche per farsi i selfie è veramente, secondo me, una soluzione molto molto economica, pratica, comoda, efficiente. Direi che è davvero molto molto carino. Questo, ecco, mi spiace che non ho tenuto qui il piccolo telecomando. Comunque, questo è l'alloggiamento del mini telecomando che non è fornito però di pila. Bisogna mettere la pila, ma io penso che non lo userò praticamente per farsi le foto, no? Sapete, anche col selfie stick normale, ecco. E anche questo, come dicevo, è molto molto economico. E costava 8 euro, ma io sempre con gli sconti e con i punti che avevo a disposizione l'ho pagato 5,86 euro. Allora, mi riferisco anche a quella persona che mi ha scritto: ma tu non riesci a resistere un mese senza fare acquisti? Io ho risposto: se permetti, non sto spendendo i soldi tuoi. Poi, se posso acquistare a pochissimo prezzo qualcosa che mi può aiutare a migliorare un po' la qualità dei miei video o delle mie foto, le foto che metto anche in Instagram, là ne metto veramente tante, perché non devo approfittarne? Ripeto, sono economicamente indipendente perché ho lavorato una vita e adesso ho la pensione. Siamo in due, io e mio marito. I figli sono tutti a posto, i nipotini, non, ai miei nipotini non mancano assolutamente i regalini e le coccole, quanto deve essere dato ai propri nipoti e ai propri figli. Mi chiedo perché non posso togliermi qualche piccola soddisfazione. In realtà non me lo chiedo, questa è solo un'occasione per rispondere appunto a chi mi fa certe osservazioni oppure, come è successo anche alla mia amica Antonella del canale I Consigli di Antonella 2, anche lei è successo di sentirsi dire: ma che paccottiglia, è tutta paccottiglia che puoi prendere in qualsiasi mercatino. Questo era in riferimento più che altro alle collaborazioni, però a me era stato detto, comunque è tutta paccottiglia, su un video in cui mostravo cose acquistate da me. Ripeto, non sto spendendo i soldi tuoi. Mi permetto di fare questi piccoli acquisti che non vanno a incidere comunque sul bilancio familiare perché, ripeto, sono economicamente indipendente. E comunque in teoria non dovrei giustificarmi con nessuno perché lo sto facendo così per fare due chiacchiere, per spiegarmi un po' meglio come sono fatta, ecco, come la penso. Un abbraccio, un sorriso a tutti, spero di aver dato un'idea utile alle colleghe youtuber e non solo. Un abbraccio, un sorriso e al prossimo video. Ciao ciao!